Ciao e benvenuti in un nuovo video tutorial. Oggi andiamo a realizzare dei classici sacchettini bomboniera davvero molto molto eleganti. Saranno in tessuto, utilizzeremo due tessuti differenti, uno per la parte inferiore ed uno per la parte superiore. Realizzeremo insieme un papillon, quindi un fiocco in tessuto, così impariamo anche a realizzare dei fiocchi in tessuto. Ma la particolarità di questo sacchettino, oltre ovviamente ad essere bellissimo, è che il fiocco sarà cucito al sacchettino. In questo modo il sacchettino, una volta che si riceverà come bomboniera, potrà essere aperto e chiuso con facilità e riutilizzarlo come un sacchettino profuma cassetti o armadi. Quindi partiamo subito e vediamo insieme il materiale che serve per realizzare il nostro sacchettino bomboniera. Per prima cosa andrò a ritagliare due ricagli di tessuto fantasia a scelta, uno lungo 20 cm per 20 cm ed un altro ricaglio di stoffa invece lungo 20 cm per 8 cm di altezza. Importante, ricordatevi che il ricaglio più grande di stoffa di fatto sarà la parte superiore del vostro sacchettino, mentre la parte più piccola sarà la base del sacchettino. Questo è molto importante, in modo tale che quando andrete a scegliere le stoffe sapete bene quale parte tagliare di più e quale di meno per creare l'effetto che voi volete creare per il vostro sacchettino. Una volta stirato il vostro tessuto, appoggiate la parte più piccola sopra il dritto del ritaglio più grande, quindi mi raccomando, dritto contro dritto, bloccate con degli spilli ed andiamo a cucire tutto il lato superiore a pochissimi millimetri dal margine. Una volta eseguita la cucitura a macchina, apriamo in questo modo, ci giriamo verso il rovescio della scoffa, apriamo la nostra cucitura in questo modo ed andiamo a stirarla perfettamente. Perfetto, una volta che ho aperto la mia cucitura e stirato per bene, andrò a piegare il mio tessuto in questo modo, quindi dritto contro dritto, mi raccomando, verso di voi dovete avere il rovescio della scoffa. Mi accerto, mi raccomando, di far coincidere perfettamente la cucitura, quindi l'unione delle due scoffe devono coincidere perfettamente. Blocco tutto con degli spilli e vado a cucire tutto il lato più lungo e il lato più corto, mentre lascerò aperto solamente un lato più corto della scoffa più lunga. Cucio a macchina a circa mezzo centimetro dal margine. A questo punto cosa farò? Vado a smussare innanzitutto gli angoli del mio sacchettino in modo tale da non creare poi difetti nel momento in cui risvolterò il mio lavoro. Taglio l'eccesso di scoffa e rigiro il mio lavoro. Perfetto, a questo punto, una volta che abbiamo rigirato il nostro lavoro e stirato per bene, vado a ripiegare nella parte interna la parte di scoffa in eccesso relativa all'apertura, in questo modo creando un piccolo orlo, e vado praticamente a cucirlo con la macchina per cucire. Perfetto, una volta che abbiamo eseguito la cucitura a macchina, non farò altro che posizionare il tessuto nella parte interna del sacchettino in questo modo. Mi aiuto con due dita, li allargo e faccio scivolare all'interno il tessuto più grande e più lungo. In questo modo tengo ferma la base e a poco si schemo la parte superiore. Mi aiuto con un bastoncino per accertarmi che la scoffa all'interno coincida perfettamente. Tiro bene lungo i due lati laterali. Quando sono certa che tutto coincide perfettamente, vado a dare un passaggio con il ferro da stiro. Perfetto, a questo punto il nostro sacchettino è quasi pronto. Lo lasciamo da parte ed andiamo a realizzare insieme il nostro fiocco in tessuto. Per realizzare il nostro fiocco in tessuto, recuperiamo una scoffa fantasia, quella che vogliamo che faccia un po' di contrasto. Io ho giocato con il pois, le righe e i fiorellini invece per creare proprio il contrasto del fiocco. In questo modo si vede un po' di più. Posizionate, mi raccomando, il tessuto dritto contro dritto e sopra il vostro ritaglio di tessuto andiamo a realizzare un rettangolo lungo 7 centimetri di base per 7,5 centimetri.
cuccio chicca a corno, lasciando un'apertura nella parte centrale lungo il lato più corto, quindi il lato dei 7 cm, dopodiché taglio e risvolto. Mi raccomando, quando andrò a cucire a macchina, io adesso ho disegnato il mio rettangolo in matita, mi raccomando, andrò a cucire a macchina esattamente sopra la linea disegnata del mio rettangolo. Perfetto, una volta che abbiamo risvoltato il nostro lavoro, mi raccomando, la parte aperta chiudetela con un punto di cucicura, con un punto invisibile. Sempre sul mio canale YouTube trovate il video tutorial e come sempre lo trovate anche nella box info sotto il video. A questo punto cosa facciamo? Andiamo proprio a creare le pieghe del nostro fiocco lungo la parte quindi più stretta. Creiamo delle pieghe come se fosse un ventaglio, quindi le pieghiamo in questo modo. A questo punto la parte centrale io mi aiuto con un elastico, i miei soliti elastici piccolini, e creo un nodo, così mi rimane fermo e ho più facilità dopo per andarlo a chiudere con la mia fascetta. Se non avete l'elastico potete anche tranquillamente fare dei giri con il filo di cucitura, va, andrà benissimo comunque, perché tanto adesso noi questa parte la andiamo a coprire. Ora andiamo a creare la fascetta di chiusura, anche in questo caso di un altro colore, di un'altra fantasia, per creare un po' di contrasto. Quindi vado a recuperare un ricaglio di stoffa, in questo caso la misura sarà di 5,5 cm per 3 cm di altezza. Lo piego in questo modo e vado a cucire praticamente a battuta lungo il lato più aperto. Ok, questo sarà il risultato che otterrete una volta che avete cucito il vostro nastrino. Ora andiamo a ritagliare l'eccesso di stoffa, allarghiamo il nostro nastrino in modo tale da far coincidere la cucitura che abbiamo appena eseguito lungo la parte centrale, che tanto adesso noi andremo a coprire perché la andremo a cucire. Ok, la cucitura deve coincidere in questo modo, praticamente la dobbiamo far coincidere nella parte centrale del nostro ritaglio. A questo punto andiamo ad applicare il nostro nastro di chiusura sopra il nostro fiocco, quindi lo posizioniamo in questo modo, ci giriamo, una parte la tiriamo giù così, l'altra parte la pieghiamo. Allora, se dovessimo vedere che è troppo lungo non c'è problema, tagliamo un po', così facciamo anche meno fatica. Andate proprio ad occhio senza troppi problemi, lo piegate così, cercate di stringerlo bene. Una parte la pieghiamo verso la parte interna così da creare un risvolto. Una volta che l'abbiamo stretto per bene, andiamo a cucire la parte che di unione dei due ritagli in questo modo. Ve lo faccio vedere da vicino. Voi siete in questa posizione praticamente, come vedete la parte poi frontale del sacchettino avrà la sua fascetta di chiusura, nella parte invece posteriore abbiamo piegato la scoffa in questo modo. Questo ci permetterà di avere un lavoro un po' più rifinito. Quindi noi cosa facciamo arrivati a questo punto? Andiamo a cucire questa parte qui praticamente al tessuto del nostro fiocchettino con un semplice punto di cucitura. Perfetto, questo sarà il risultato del vostro fiocco una volta cucito. Come vedete ho eseguito tutta una cucitura molto molto semplice e questa poi sarà la parte frontale del nostro fiocco. Ora andiamo ad applicarlo al nostro sacchettino. Ok, fiocco realizzato, andiamo a recuperare il nostro sacchettino in tessuto e prima di applicare il nostro fiocco sopra il nostro sacchettino andiamo a realizzare con un punto filza il nastrino di chiusura. Quindi recuperiamo come sempre il nostro nastro in doppio raso da 3 mm, ago, ed andiamo a creare una filza tutto attorno tenendo come guida praticamente l'unione delle due stoffe. Questo mi aiuterà ad avere una guida ed andare dritta lungo tutto il punto di cucitura. Perfetto, come vedete ho realizzato un punto filza con il nastro lungo tutta la linea di unione delle due scoffe. Questo mi aiuta, come ripeto, ad avere una guida. A questo punto recupero il mio ago con il filo di cucitura e darò proprio dei nodi attorno al nastro in doppio raso,
Questo farà in modo che durante l'apertura e la chiusura del mio sacchettino il nastro non si sfili via. Perfetto, una volta che ho dato qualche punto di cucicura lungo una parte del nastrino in doppio raso per tenerlo bloccato, recupero il mio fiocco in tessuto, lo posiziono in centro in questo modo, piego la scofa leggermente in questo modo qui, e vado a creare dei punti di cucitura con il punto invisibile. Questo mi consentirà di cucire il fiocco al mio tessuto. Mi raccomando, non incollate il vostro fiocco al tessuto, perché la colla caldo, nel momento in cui si riscalda, magari per il calore del sole, magari i sacchettini vengono lasciati durante la cerimonia sotto il sole, piuttosto che la colla riscaldandosi si riattiva e quindi il vostro fiocco poi si scacca e non fa che una bella figura. Quindi realizziamo insieme questi sacchettini veramente sartoriali. Quindi piego la scofa ed inizio a cucire il mio fiocco con un punto invisibile. Ok, una volta che avete cucito la parte superiore del vostro fiocco, senza scaccare il filo, vi rigirate, portate il filo praticamente sotto il fiocco e date un punto di cucitura allo stesso modo, ma solo nella parte centrale. Ok, questo sarà il risultato che otterrete una volta che avete cucito il vostro sacchettino. Nella parte interna risulterà il bello della scoffa, quella a righe in questo caso. Questo sarà il fiocco cucito, ve lo faccio vedere da vicino. Come vedete, ho eseguito una cucitura con il punto invisibile molto molto semplice, mentre nella parte posteriore ho dato un punto di cucitura solamente nella parte centrale. In questo modo sono sicura che una volta che si creerà il nastro più e più volte, il mio fiocco rimarrà lì. Perfetto, a questo punto andiamo a rifinire la parte finale del nostro nastro, quindi facciamo un piccolo nodo, 1 e 1, 2, tagliamo l'eccesso del nastro ed ora andiamo a confezionare la nostra bomboniera. Come sempre inseriamo un po' di ovacca di riempimento lungo la base affinché diamo un po' più di struttura al nostro sacchettino, dopodiché al suo interno posso andare a inserire direttamente i confetti contenuti nell'apposito sacchettino alimentare, oppure potrò andare a inserire il mio sacchettino in organza, o ancora posso anche realizzare il sacchettino classico in organza o in tulle. Come sempre trovate anche su questi i video tutorial sul mio canale YouTube, nella box info sotto il video vi lascio come sempre il link diretto. Lo inserisco in questo modo, vado a tirare il mio nastrino senza paura perché tanto adesso è bello cucito, vado a sistemare un po' il mio tessuto, quindi questo poi è il risultato, ragazzi, è bellissimo, bellissimo, mi piace un sacco. Creo un piccolo fiocco nella parte posteriore, il vostro sacchettino bomboniera è pronto, davvero molto bello, scenografico, ideale per qualsiasi tipo di evento, basterà sostituire il tipo di tessuto e il gioco è bello che fatto. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e che sia stato di vostro interesse. Grazie dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video.